Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come riparare l'Easy Anti-Cheat sulla nuova stagione, quindi il capitolo G dei Fortnite. E ovviamente andiamo un attimo su Epic Games, tre puntini, gestisci, vai nella sua cartella, vai su Fortnite Game Binaries Win64, vai a trovare così la cartella Easy Anti-Cheat, questa qua, ci clicchi sopra. Tasto destro sull'Easy Anti-Cheat EOS trattino basso Setup, tasto destro sopra, mostra tre opzioni, crea un collegamento. Ovviamente questo collegamento dobbiamo poi modificarlo, quindi se vai su mostra altre opzioni, proprietà, come puoi vedere qui sulla destinazione, dopo EXE, fai spazio e scrivi Repair, ok? Fai applica. Fai ok, una volta fatto, chiudi un attimo Epic Games, riapri Epic Games come amministratore, andiamo nella libreria di Fortnite e clicchiamo due volte su questo Easy Anti-Cheat. Ovviamente dopo aver cliccato ti usciranno due schedine del CMD, quindi del prompt dei comandi, due schedine nere. Ci clicchi sopra e aspettiamo che si avvii Fortnite. Se in questo caso Easy Anti-Cheat si apre in questo modo, poi si chiude, ovviamente sta in gestione attività e devi terminare l'Easy Anti-Cheat e riaprire Fortnite. In attesa del gioco, il gioco si sta aprendo, connessione in corso e il gioco è andato. Ok, ora come secondo metodo, torniamo un attimo indietro, vai su Easy Anti-Cheat trattino basso camo, Easy Anti-Cheat trattino basso setup, esegui come amministratore, fai sì ed eccolo qua. Cosa devi fare? Disinstalla l'Easy Anti-Cheat, disinstallazione in corso, installa. Riparazione, lo fai su tutti e quattro, Game 154, disinstalla, installa, dice di 154, ritorna a Game 217, fai la riparazione, installato, fai finisci, ok, una volta fatto, chiudi tutto, chiudi pure Epic Games, riapri Epic Games. Ritorniamo così nella cartella di Fortnite ed eccolo qua. Vai sempre su questo Easy Anti-Cheat, sul collegamento che abbiamo creato e ci clicchiamo sopra. Aspettiamo che si avvii Fortnite. Fortnite si è avviato anche con quest'altro metodo. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come riparare l'Easy Anti-Cheat sul nuovo capitolo di Fortnite, iscriviti, lascia like, se hai problemi, commenta e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!